Ed eccoci per la seconda parte della puntata speciale di City Report fuori sede fuori studio da Via Beniamino Della Torre 1, stiamo continuando ad affrontare questa problematica di queste palazzine MM case nel municipio 8, come già avete potuto vedere, la situazione non è delle migliori. Qualcosa si sta muovendo, ma ancora non è sufficiente. Le richieste dei cittadini sono molte e giustificate perché le avete già sentite, ma ne sentirete ancora altre e vi farete una vostra idea su quello che è l'amministrazione comunale delle case popolari. Partiamo con la signora Tiziana che doveva finire appunto. Sì, ehm, volevo finire dicendo che anche per quanto riguarda l'amministrazione proprio dell'assegnazione dell'alloggio, per quanto mi riguarda, con un ragazzo disabile... Quindi hanno dato una camera da letto a me, cioè solo a me, e una sala. Allora, un disabile si sa che ha bisogno della sua indipendenza assolutissimamente. Io dormo in sala, la pericolosità anche della muffa vicino alla, al termosifone e lui la respira. Avendo, cioè, se non nato con grave prematurità, con broncodisplasia polmonare, signori. Guardate, politici specialmente. Guardiamo, guardiamo tutto: assessori, eh. ah. ecco? Noi vogliamo veramente, vogliamo veramente non parole, ma fatti. Lo ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo perché qui c'è la salute, c'è la pericolosità proprio della torre, anzi, delle torri. E quindi non si parla di, di cose così tanto per parliamo proprio della vita, della vita proprio di ogni Anche perché se no avrebbe altre cose di meglio da perché fare. Perché se no? io se non, non sarei venuta in casa comunale, se avessi avuto la possibilità, non ne parliamo poi dell'affitto, non ne parliamo. Non so presentando un cud su che cose si basano, sul lavoro part time che, che ha una persona, non lo so dove si basano per farci pagare il riscaldamento che non funziona. Acqua calda, mentre facciamo la doccia, l'acqua va via, ritornando dal lavoro stavi de devi stare mezz'ora, parliamoci caro nella vasca da bagno, così senza acqua. Cioè, se sono solamente capaci di mandare subito i bollettini e di dirci sul bollettino mi raccomando, rispettate le scadenze. Ma quando rispettate voi dell'MM? Siamo stanchi. Stufi e stanchi, Grazie. e siccome siamo persone oneste non, non, non vogliamo fare i disonesti, ma non costringeteci a fare questo. Sì, questo è un potere ricattatorio che hanno ecco. sulle persone che comunque non hanno altre alternative della cosa più carognosa, miserabile, pittente che fanno. Giustissimo. Prendersela con una persona che sai benissimo che non ha altre alternative sì. e farla vivere in queste condizioni facendogli... Levandogli veramente i soldi dalle tasche anche il boccone di pane, Bravo. sono delle cose vergognose. Degrado. Ma la legge non dice questo, sono sì. loro che la applicano in maniera in ma, in modo, a modo inumana. Inumana. Quindi proprio ci vergogniamo, ci vergogniamo, mi dispiace. Guardate, guardate politici. Mi dispiace, eh, ma purtroppo c'è tanta rabbia. No, ma fai bene a dirglielo. C'è tanta rabbia. Fai bene a dirglielo perché sennò dicono che tutto va bene. No, no, non va bene proprio niente. Non va bene il proprio niente. Non gli porta le... Guardate, mirate. Non va bene proprio niente. Mary, Ho chiuso. Eh, passiamo il microfono a te. Quello che volevo chiedere a te, a parte che hai tanto già da dire, ma non si può organizzare... Una commissione mista municipio comune MM e far parlare magari anche solo queste persone che sono più in rappresentanza degli altri o comunque chi vuol parlare per fargli vedere le cose che non vanno, perché noi le abbiamo viste e siamo rimasti, stupiti. Spero che dall'altra parte ci sia una, un cuore, un'anima, un cervello, un senso civico che li faccia capire insomma che c'è da intervenire. Beh, io l'ho cercato di organizzare nel senso. Mm, più di un anno fa è venuto Rabaiotti in municipio per un'altra commissione e ho, ho colto l'occasione per parlargli di, di queste situazioni, di questi tre palazzi e di fatti un anno fa, a fine febbraio, a ridosso delle votazioni che c'erano er state il 4 marzo, è venuto, è venuto, gli hanno mostrato la situazione, ha parlato con i cittadini. E le promesse di cui parlano tutti i cittadini residenti in questi palazzi sono quelle state fatte a fine febbraio dell'anno scorso. Mm. Il e c'erano, hanno invitato l'unica parte politica dell'opposizione del municipio che è stata invitata, sono stata io perché sono io che mi sono interessata uh, principalmente di queste tre, di queste tre palazzine. C'era tutta la maggioranza, c'era Rabaiotti, c'erano eh, i suoi assistenti segretari, c'era comunque tutta la giunta municipale di, di centro-sinistra del municipio però senza invitare comunque nessuno della minoranza, e questa è una cosa grave, non è, non è stata fatta una vera e propria commissione, è stato fatto solo un, un sopralluogo così. Io comunque per avere l'appuntamento con Rabaiotti ho fatto anche tanta fatica, non è stato semplice, ho dovuto scrivere mail, contattarlo per telefono e alla fine ce l'ho fatta. Questa è l'unica cosa che sono riuscita a fare, mm. purtroppo però non me l'hanno permesso. C'è bisogno del piccione viaggiatore a Baiotti, cioè le mail, non le riceve come tutti i cristiani? Cioè, eh, ho visto che l'ultima volta che gli ho scritto ha, ha risposto, non dico subito, ma dopo un paio d'ore. Ma pensa che c'è stato uno della maggioranza uh, del municipio che anzi, mi ha ringraziato perché io mi occupavo di queste case, però. Mh, io segnalo loro, alla fine, essendo in un'opposizione, anch'io tra virgolette ho le mani legate, ma se loro continuano a fare le orecchie da mercante che da una parte li entra e dall'altra li esce, non serve a nulla. Io sto, sto mettendo in gioco, sto facendo tutto il possibile per portare avanti questa situazione. Direi che le iniziative più drastiche che vengono effettuate in molti palazzi, a partire dallo sciopero degli affitti, quindi. Mettere tutti i soldi degli affitti in un conto e mh, fargli presente che finché non vengono fatti i lavori non vengono versati è una buona arma perché se questa è la situazione dove i consiglieri non vengono ricevuti. Fanno fatica a parlare e sono i rappresentanti e soprattutto gli interventi ti sembra che ci sia qualcosa di visibile adesso? Solo una cosa: le scale e basta di questo palazzo. Poi, secondo me mi hanno voluto dare un contentino perché eh, si, si erano stancati di sentirmi ogni volta tirare fuori, Beniamino della torre. Cioè Milano che si vuole fare le Olimpiadi, Milano dell'Expo in, in tre stabili di sua proprietà, riesce a fare solo le scale. Complimenti. Va bene, eh, passiamo. Va bene, no, no, non so più come insultarli. Eh, passiamo a Willy, che è una persona informata su tutto quello che accade. Dici quello che pensi, insomma, quello che ti capita. Buonasera a tutti. Eh, volevo, sapere, volevo dire una cosa: da 6-7 anni fa, quando sotto Aller è successo un disastro a sesto piano, hanno sistemato perché ha lagato l'acqua verso di me. Però hanno sistemato per un mese. compreso i danni che hanno creato a me, il sesto piano, hanno pagato l'ALER. La mia domanda è questa: come mai dall'ALER funziona così velocemente? Invece, sull'MNM, gestione EMM, no? mio connazionale tramite Scusami, Tu di dove sei? No, perché sennò poi dicono "Ah, ma sono sempre i soliti italiani di 30 generazioni". No, anche nuovi cittadini, tu sei filippino? Eh? Sì, io okay. sono origine filippina E questo problema è stato risolto per un mese. Allora, però dopodiché, quando è entrata l'MDM, fino adesso mio connazionale perché siamo un po' di qua e ci sono tanti problemi, non viene risolto. La mia domanda è: come mai qual è la differenza tra Aller o Eminem? Solo quello. Tu, le vuoi provare a dare tu una risposta? Allora, eh, io vedo le situazioni di tutta Milano. Allora, Aller non è un genio della lampada, però, sicuramente negli ultimi tempi si è data da fare per risolvere una buona parte dei problemi, non che non ce ne abbiano, hanno delle macro situazioni, magari l'avrete sentito sui giornali, l'avete visto nei nostri filmati, eh, per esempio Via Bolla, il Giambellino, San Siro, eccetera. Però sui lavori, tra virgolette, normali, che può accadere in uno stabile, anche privato, un allagamento, una cosa, intervengono subito. Il problema di M&M è che è troppo burocratizzata. Cioè, ogni situazione deve passare attraverso una porta denuncia, l'altro che mette il timbrino, l'altro che apre la busta, poi quello che legge, eccetera. Eh, finché non cambierà questa situazione farraginosa dell'impianto e della struttura di M&M non ci sarà mai nulla. Andiamo in pubblicità, scusate. Eccoci rientrati, avete visto una situazione indecorosa e non è uno stabile di 40 anni in qualche paese del terzo mondo, ma siamo a Milano nel municipio 8 in via Beniamino della Torre. Queste muffe, questa situazione della costruzione, ricordo costruzione di 12 anni, non 120, eh, 12 anni, reclama vendetta. È una cosa veramente che fa. Quando parliamo di antipolitica, ecco, questa è una delle motivazioni che fa incazzare la gente. Cioè, tu hai costruito delle case per le persone e le hai costruite in queste condizioni qui. Insomma, diciamo che è una presa in giro. Eh, facciamo parlare il consigliere De Muzio che ha qualcosa da aggiungere, hai visto anche tu il filmato. Sì, Dimmi sì. Tutto. Voglio dire due cose. Una, collegandomi al signor Willy. Uh, su MM, io voglio ricordare una cosa, se i lavori di piccola manutenzione vengono trascurati è normale che poi diventano uh, lavori onerosi che con un costo maggiore, diventa una grande manutenzione quindi che ci vuole ancora più tempo quindi concentriamoci a fare piccoli lavori onde evitare di trovarci in queste situazioni la seconda cosa che voglio dire, voglio ricordare che la muffa è pericolosa soprattutto per le vie respiratorie può da provocare danni a, a, livello del, a livello della delle, dei polmoni, scusatevi, uh -huh. e eh, soprattutto a rischio sono i bambini. Quindi non è una, una cosa che si verifica nel giro di qualche minuto, qualche ora, qualche mese, ma nel giro di anni. Oppure di respirare questa muffa, Mary. queste situazioni, eh, esatto, queste, que, queste persone ricorrono anche a problemi gravi sono di salute. Ed è una cosa gravissima che eh, MM, che piuttosto che Ale, che in questo momento non è Ale, ma è MM, voglio ricordare, perché poi dicono che io sono di parte. Eh, no, fa, fanno schifo, tutte e due. No, Una un po' meno. Sì, però è... dicono che io sono di parte perché in questo caso sto parlando di MM. Ma ci troviamo in MM: in MM c'è questa situazione, vediamo con i nostri occhi la muffa e può provocare danni gravissimi alle persone. Quindi chiediamo a uno dei responsabili di MM, uno di quelli che non è indagato che è a Servitore perché chiaramente ha altri problemi. Eh, che è ancora in ruolo di MM, di venire a fare una visita qui, se viene con non gli assessori, porta la venuti, Maria no, e fanno un cronoprogramma dei lavori insieme ai cittadini, glielo fanno vedere, dobbiamo fare questo, perché questa settimana, scusami, eh, sono venuti per rimuovere GL, Grammascalzoni e non dico altro, palazzi bruciati, via Sembone, eccetera, non voglio fare tutto l'elenco. Ecco, potrebbero riconoscere anche questa responsabilità che hanno perché queste costruzioni non le hanno fatte le persone che ci vivono, i cittadini che vivono non hanno preso a colpi di martello pneumatico le mura perché ci sono buchi. Io col cucchiaino sono entrato nel muro e credetemi, sono tornato a casa mia e ho avuto veramente un senso brutto: dire ma queste persone, meno male che qua non c'è la metropolitana perché è bella la metropolitana, però fa scuotere i palazzi. Meno male che la zona è tutta tranquilla perché Poi altrimenti cade... La metropolitana quarte giaro, ecco. è un progetto metropolitana arancione, ah. quindi ci sarà... E quindi entra nel progetto con la metropolitana, devi rimettere a posto i palazzi, magari. Speriamo. Ma speriamo di no. Uh, no, che mettano a posto i palazzi. Sì, questo <ride> lo devono fare subito prima della metropolitana. Eh, andiamo dalla signora che voleva Buonasera. parlare, Monteleone. Buonasera. Allora, io sono Monteleone Ninfa, abito nella torre... Aspetti, 5. E allora queste, queste situazioni non sono in realtà una novità di adesso, non ci sono solo da quando c'è MM. Perché noi siamo arrivati qui nel 2007 e già avevamo problemi, avevamo problemi nella Torre 5 con gli ascensori, con l'acqua, con tutto quello che c'è adesso. Che ovviamente nel tempo si è aggravato. Il problema di MM, come già stato detto, rispetto a prima è la difficoltà di comunicazione. Perché comunichi a una persona che ha, è il centralinista del call center, dopodiché non si capisce più che fine fa la pratica. Ti danno un numero, quello lo devi conservare, il più delle volte eh, viene, come dire, si perde via proprio tutto il meccanismo. Nella Torre 5, in particolare, abbiamo un problema di mh, non controllo della, mh, di chi ci abita. Perché i problemi tecnici sono più o meno simili a questi, ma già ce li siamo raccontati, ce li eh. siamo detti. Sono, abbiamo avuto di recente quasi tutto l'inverno gente senza acqua calda, senza riscaldamento, chi non aveva proprio l'acqua, chi ha invece tipo me l'acqua a 70 gradi anche quella fredda, quindi deve cucinare ed esce marrone, deve cucinare con le bottiglie guizza. Quindi ho detto: vabbè, non si dice, però è una, è una marca così. No. Comunque, eh, il problema di là è legato tanto alla, mh, alla politica abitativa. Quando hanno assegnato gli alloggi, hanno assegnato deliberatamente alloggi a persone con gravi disabilità in una percentuale altissima, in più e, e senza un controllo eh, effettivo, senza avere una struttura che possa accogliere queste persone disabili. Eh, io e il mio vicino, eh, entrambi utilizziamo la carrozzina, abbiamo dormito nel retro di un, uh, di un negozio. Ma perché... voi siete quelli che quando si è bloccato, l'ascensore, ha esatto. dormito, raccontalo pure perché Noi si siamo sa... quelli: io sono una di quelle <ride> che è rimasta, torno a casa dal lavoro. Eh, quel periodo lì, l'ascensore, eh, come dire, mi remava contro, quasi sempre, rimanevo fuori. E quella sera lì eh, non sono riuscita a tornare a casa. Eh, chi faceva la manutenzione non è riuscito a risolvere il problema. Eh, abbiamo chiamato all'epoca c'era Aller, non c'era MM, ma non è un problema della gestione, cioè il problema è del comune perché è il comune che ha assegnato le case. La proprietà è del comune. Il gestore fa quello che gli dice il eh, il, mm, chi è la proprietà, in questo caso è il comune. Comunque, all'epoca eh, cosa è successo? Non sono riusciti ad aggiustare in tempi utili l'ascensore, abbiamo dovuto dormire nel retro del negozio del mio vicino di casa, che, tra l'altro, è anche lui in carrozzina. Ci avevano proposto di andare a dormire in un albergo, in un albergo promiscuo, devo dire in via Vallazze. Quindi, cioè, ah sì, ho capito qual è. Sì, esatto, se, 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 quindi anche no, <ride> e quindi eh, <ride> abbiamo deciso di farci la nottata a, in questo negozio qui. Dopo, arrabbiatissimi, siamo andati direttamente in procura e abbiamo fatto una denuncia. Da quella volta lì, cosa è successo? Che eh, hanno cambiato gli ascensori. Ma il punto vero è che qual è il problema? Che eh, hanno cambiato gli ascensori, hanno cambiato la ditta nel frattempo così, ma strutturalmente non so, la, proprio il meccanismo è nato male e non è in grado di sostenere la, fat la fatica di 18 piani, perché sostanzialmente il, um, 6, o 17, insomma, il meno 1 è uh, fino al sedicesimo. Quindi tuttora si sta ripresentando il problema perché comunque il la il sistema che non va è proprio la, un problema Scusa di sistema quindi torniamo su quel famoso discorso che stavo facendo prima Chiamiamolo del difetto di progettazione. Esatto, o della cioè, malafede nel costruire. Esatto, il palazzo, ma che anche l'acqua c'è la un giusto. problema. Esatto. Anche l'acqua c'è un problema di difetto di costruzione. So. Perché per quanto il tecnico viene fuori, prova ad aggiustare, ma se non vengono fatte le manutenzioni a monte, noi qui abbiamo il teleriscaldamento che prevede una manutenzione importantissima. Se non viene fatta, tra l'altro. Il teleriscaldamento dovrebbe essere conveniente nel momento in cui viene conteggiato, ma noi da quando siamo arrivati qui stiamo pagando delle cifre forfettarie, quindi io da sola pago esattamente come paga uno che eh, vive in una famiglia con 10 persone. Non lo sai perché è capita questo. Eh, perché è comodo. No. Perché da una parte non crea danni alla cassa e dall'altra non si spreca troppo personale a fare i conteggi. Quindi totale. Non c'è eh, eh, coerenza in quello che di fatto sul contratto c'è stato detto. Noi abbiamo firmato un contratto dove c'è de stato detto che abbiamo il riscaldamento, il teleriscaldamento, il, le spese sono adeguate, alle... in realtà non è così poi parentesi perché poi ritorno al problema di sicurezza. Noi invece alla Torre 5 abbiamo un grosso problema di sicurezza legato a chi ci abita, però un um Apro e chiudo parentesi sui contratti. Il problema del contratto sarebbe facilmente risolvibile. Allora, visto che c'è stata l'emergenza eh, legata alla, alla caduta di reddito, c'è stata la crisi, ormai sta crisi va avanti da anni, sti benedetti contratti bastava eh, come dire essere un pochino più elastici, proprio di buon senso, il contratto a canone concordato che sostanzialmente la difficoltà è perché è un contratto fisso rispetto a un canone sociale, deve essere reso flessibile, è inutile andare a, a dire alle persone dovete cambiare casa, rifare il bando, non ha senso, la casa c'è già, eh, son, hanno già una casa, modifichiamo questo benedetto contratto. Il problema qual è che Comune e Regione Lombardia non parlano la stessa lingua, quindi sono in lotta eterna. Quindi Su... sono, ti dico già anche un conteggio. Eh. sono circa 230 mila euro di personale tra regione Lombardia e Comune di Milano che stanno lì a grattarsi, mentre tu c'hai il problema. Esatto, eh, fa, mh, non, mettiamo che non, non se la staranno lì a. Eh? Però a tutta eh, Milano così. Eh, però diciamo che eh, gentilmente, se provvedessero in maniera di buon, in, con un po' di buon senso, magari tre quarti di persone eh, eviterebbero di fare notti insonni, pensando, Dio, come farò se mi sbattono fuori? Perché poi il problema è la minaccia. Perché queste persone. Mi voglio interrompere, andiamo in pubblicità, poi ritorni mm. subito. Andiamo. Eccoci rientrati. Stavamo facendo parlare la signora Monteleone che ci stava raccontando delle cose molto interessanti. Nel frattempo ci ha salutato Maria Di Muzio, consigliere municipale eh, di Forza Italia appunto nel municipio 8. Che si interesserà della cosa vi saluto a tutti prego e niente ritornando alla torre 5 abbiamo parlato del problema tecnico queste cose così ma adesso arriviamo al come dire la caratteristica peculiare della torre 5 qual è la mancanza di sicurezza eh, cosa succede? Eh, MM ci ha fatto tante promesse, noi avevamo chiesto, avevamo già avuto sentore che ci sarebbe stato un problema di sicurezza già nei primi anni perché eh, le assegnazioni delle case popolari vengono fatte secondo dei criteri senza però verificare in realtà anche la situazione sociale del nucleo familiare. Ora, non si può stipare persone che hanno problematiche non solo fisiche, ma anche sociali, caratteri eh, caratteristiche di... Eh, cioè, Ehm, vissuti di delinquenza, per carità, magari anche riabilitati, ma anche non, non è detto che sia così. Ecco, ma non scusami, è solo. Su questa ti interrompo proprio perché sono venuto da voi. Diamo un attimo un, un ritratto della tua torre. Allora, allora, no, se vuoi ti dico qualcosa sì, sì, che eh. ho saputo io. Allora. Nella sua torre purtroppo ci sono uh, delle situazioni particolari che poi vedrete nel filmato, abbiamo trovato mezzi smontati, eh sì. abbiamo trovato sostanze da taglio uh, che avevamo già trovato a Rogoredo, io avevo trovato in diverse altre situazioni, infatti non hanno neanche fantasia, sono sempre le solite per la famosa droga a 5 euro ci mettono dentro di tutto quando non è il cemento in questo caso il latte in polvere e abbiamo scoperto che tra le varie famiglie che abitano in questa torre ce ne sono diverse che hanno gli arresti domiciliari proprio per queste situazioni poi c'è gente che ha degli arresti domiciliari anche per cose peggiori lo possiamo dire tanto non diciamo il nome per uh, pedofilia mm -hmm. e dobbiamo smetterla e questo parlo direttamente a chi assegna le case, di pensare che le strutture popolari, le case popolari, siano una succursale di un carcere. Non è così. Queste persone che hanno determinate problematiche e che comunque hanno dei comportamenti fuori da quello che dovrebbe essere il vivere civile, hanno bisogno di strutture alternative, non un carcere, ma magari delle, delle case, degli immobili che ci sono in realtà e li lasciano abbandonati, eccetera dove però c'è qualcuno che custodia e gli, diciamo, gli dà delle iniziative positive, perché altrimenti ogni luogo diventa una succursale di qualcosa che non ci piace. Prego. Infatti cosa succede? Diciamo che il sospetto, eh, che io di queste cose non ne ho la certezza, molti di noi non ne hanno la certezza, però il sentore c'è, perché? Eh, aggiusti il cancello, dopo una settimana lo rompono. L aggiusti il cancello del box, dopo meno di una settimana lo rompono. Casualmente trovi giù nei box un motorino pieno di un chilo di droga. Eh, poco mh, qualche settimana dopo trovi un bancomat smontato dentro, vuoto però, eh, smontato dentro un box, un garage. Allora il dubbio qual è che a qualcuno faccia comodo che non si vedano i numeri degli ascensori, che ci siano i cancelli rotti, che ci sia una sorta di eh, tale degrado dove si crea confusione e così nessuno capisce chi è stato, chi non è stato, da dove viene, da dove non viene. Tra l'altro una cosa evidente a tutti che è capitata anche a me insieme a Paolo Rusconi e agli altri signori che ci hanno accompagnato e che addirittura è stato levato il numero civico dall'ingresso del palazzo. Esattamente. C'è l'1, c'è il numero, c'è il 3, poi c'è un altro torre dopo. Sarà il 5, il 4, il 6. Esatto, il numero civico, tra l'altro, è stato levato, messo, levato. Adesso non so, credo che l'abbiano tolto ancora. No, non c'è, quindi, quindi l'hanno tolto ieri. ancora. E quindi il problema qual è? È un problema di sicurezza, e l'abbiamo segnalato. Con la solita telefonata, l'unica possibile al call center. Hanno chiesto a me personalmente l'elenco delle persone di chi ci abita. Non faccio il portinaio di professione, però mh, voglio dire: vado giù alle caselle, guardo i nomi, eh, metto il numero dell'appartamento e gli do l'elenco te. Teoricamente, un buon gestore o amministratore, chiunque esso sia, dovrebbe fare un controllo e verificare se il nominativo corrisponde all'intestatario. Da noi sono tutti cugini: perché in realtà cosa succede? Che la casa è assegnata a Tizio, ma Tizio abita in un altro paese e in quella casa si, ci abita Sempronio, che casualmente è il cugino. Sempre, di solito sono cugini. Oppure capita che Sempronio vive lì, mentre Tizio c'è una casa di esatto. cui sta pagando il mutuo, e appunto che glielo paga Sempronio. Esatto. A volte anche Tizio abita lì e tanti Semproni abitano lì. Di solito cambiano anche mensilmente i vari cugini, si... questa cosa viene anche segnalata, ma. Non ho mai visto un controllo, mai. Abbiamo anche chiesto e ci hanno detto: Ma noi non abbiamo se loro non aprono, non abbiamo la possibilità di eh, sbatter giù la porta, di farci aprire. Benissimo, ma non siamo noi cittadini a dover trovare la soluzione, è il gestore e il responsabile. Il, chi è il hai provato proprietario. a mandare una mail all'assessore S.C. Scavuzzo della sicurezza di Milano, Casa M.M. Non ci ho mai provato. Sì, è vice-sindaco. Sì, ah, lei in vari interventi ci tiene molto alla sicurezza. Ma non nei comitati. Ah, quindi, eh. Perché ha scritto qualche tempo fa su un giornale di Torino, ha detto che i comitati dovrebbero stare un po' più zitti perché sobillano le persone. Ma io non sono un comitato, sono un cittadino. Eh, ma non un ti ascoltano darmi proprio, re. non ascoltano né no. i comitati né i cittadini, è proprio quello il problema. E Abbiamo un assessore che è abbastanza... Possiamo fargli fare una battuta a lui che lui ha visto di diverse allora, situazioni? Beh, abbiamo, abbiamo avuto modo di proporre all'assessore varie emozioni, interrogazioni tramite su vari canali, su, attraverso varie. Eh, figure politiche su cui contavamo e non è che abbiamo avuto molta risposta, che venisse da un lato, che venisse dall'altro. Insomma, diciamo che c'è stato anche solo raggiungerla. Scusami, tra l'altro, giusto per ricordarmene una, no, perché non è che uno se la prende con una persona a caso: eh, sei mesi fa, Aurelio eravamo stati al T9 Alambrate, l'ex sì, mensa sì. della Innocenti dove facevano rave party dove diverse ragazze e ragazzi in pessime condizioni perché si facevano bevere eccetera qualcuno stava perdendo la vita sono stati trovati per strada abbiamo fatto un intervento come oggi siamo andati con le telecamere abbiamo ripreso questa struttura i letti a baldacchino addirittura le bombole del gas siamo a fianco un asilo mandiamo questa mail all'assessore Scavuzzo eh, sfido a rispondermi che non è vero e l'assessore Scavuzzo, dopo circa una settimana, ci dice: no, no, state tranquilli, è tutto a posto, mandati i vigili la struttura in sicurezza. Cosa succede tre giorni dopo? Io sono ritornato perché io sono un po' stronzo. Quindi lo dico proprio: sono ritornato, era tutto aperto come prima. Tre giorni dopo prende fuoco tutto. I bambini dell'asilo a fianco intossicati, giusto per farci capire. Sì. Cioè, le risposte mandate, certo. eh, ma devono essere serie. Non il contentino per tenere buoni i cittadini. La signora adesso non l'ha mai contattata, quindi va benissimo. Però lei quando sente una situazione, una situazione, due situazioni, il commissariato già lo fa perché conosco il dirigente, so che spesso viene in alcuni piani della Torre 5 a trovare delle signore eh, che abitano lì, eh, potrebbe fare qualcosa di più concreto, del tipo controllare se il contratto è in uso e pertinente alle persone che sono dentro, perché questo non accade mai e credo che questo sia uno dei vostri problemi, questo non capita qua, capita in 122 case popolari di Milano, questa forse è quella che è andata meglio, a Sassiro sapete cosa è successo, eh, andiamo al filmato, grazie. Eccoci, siamo rientrati da questo filmato che avete visto che sicuramente vi ha lasciato un qualcosa dentro, ma il prossimo che seguirà non è sicuramente meglio. Eh, questo palazzo ha una visuale negli ultimi piani veramente bellissima, purtroppo le situazioni degli ultimi piani sono quelle che vedrete nel filmato, pericolosissime, guardate il locale ascensore, le bottiglie di birra mette proprio... Sul davanzale a rischio che possano cadere in testa qualcuno e non è una sola, ne abbiamo contati almeno un numero tra i 40 e i 70, quindi si vede che sono feste molto ben organizzate e la pavimentazione, i cancelli, le antenne, non c'è una cosa che va bene, guardate pure. कोसूंचे कोशून चोथो कोसूचो कापू चोथो कोशून करता कोसोचें कोसू चोथो कोसू करूं कासो プレゼントの予約を受いただた Siamo rientrati, come avete potuto vedere, questi sono i piani che nei palazzi dei numeri pari, quindi il 2, il 4 e il 6, sono considerati nobili e hanno dei prezzi anche abbastanza elevati, però sì, nei, nei loro ultimi piani, negli attici, hanno le piscine, hanno delle belle strutture, qui invece che ci troviamo, cabine, servizi, quindi l'ascensore, eccetera, aperte, pericolosissime, piante di fico che crescono tra un gradino e l'altro, cancelli buttati per terra, ma qualunque, non dico grandissimamente, eh, un bambino che va all'ultimo piano e vede questa situazione, va dalla mamma e gli dice è pericoloso, fa schifo, e la mamma fa qualcosa. Questi dipendenti di MM Case, sorveglianti, supervisori, strapagati, dove stanno guardando? Cioè, non è che ce lo inventiamo, eh? potete andare quando volete a vedere. Manuele, hai visto anche tu il filmato qui? È allucinante, è sempre toccante vedere queste, queste immagini che purtroppo si ripetono sempre uguali. Dicevamo prima, ricordava altre situazioni che dove siamo stati, che abbiamo visto. E eh, qui c'è un problema alla radice, bisogna reimpostarlo. Il problema no, ma quello che stupisce, sai farlo... che cosa Emanuele? Trovare... Che le strutture che andiamo a vedere normalmente hanno 20, 25, 30 anni, 40. Questa è ah, 12. questa ne ha 12. Ah. Cioè non si riesce a tenere in buone condizioni una torre costruita 12 anni fa. Sì, sì, sì. No, perché di solito sapete come funziona, lo sapete meglio di me. Ci sono i vari rimpalli, hai colpa di due governi fa... Cinque governi fa è stato Caligola, Giulio Cesare, non si sa. Questo 12 anni è ben calcolabile chi ha progettato, chi ha fatto e chi non ha fatto. Eh? Quindi almeno in queste situazioni abbiate la decenza di non fare il rimpallo, ma di attivarvi, perché le situazioni sono veramente pericolose. E io vi dico pericolose perché le ho girate tutte, credetemi, le ho girate tutte. E mi sono trovato male a vedere delle case abitate da persone oneste che pagano un affitto conciate in quelle condizioni. Ero abituato a vedere il pala sharp, le case occupate, le case rom, eh, altre situazioni di degrado, abbandono, eccetera. Ma una casa civile no, di 12 anni. Cioè, prendetevi a mente questa cosa che vi sto dicendo. Non è un caso che ve lo sto dicendo. Questa torre con tutte quelle crepe che si ritrova... Voi dopo non venite a piangere, ah non lo sapevamo, è stata una casualità. No, venite a controllare le strutture, vi ho fatto vedere i certificati prima. Quindi non avete scuse. Eh, Tiziana vuoi aggiungere qualcosa sul fattore manutenzioni? Il fattore manutenzioni, eh, diciamo sempre, ci rincorriamo. Eh, non c'è un, un supervisore, non c'è un referente, noi continuiamo, eh, oltretutto ci sono dei periodi poi che ci siamo talmente disamorati, talmente mh, così, eh, ma eh, ci siamo lasciati andare perché dall'altra parte non c'è nessuno, ma proprio nessuno a tutti i livelli, ma anche un livello medio che dica. Andiamo a vedere, sentiamo un po' questi qui che cos'hanno. Allora, a domande, noi avremmo fatto, ci saremmo comportati com come vi abbiamo detto, avremmo spiegato, avremmo fatto vedere. Perché i problemi, se presi alla radice, sono risolvibilissimi. E quando la cosa si fa, la goccia, poi diventa un torrente, la casa crolla. Sì, poi aggiungerei un'altra cosa, in questo palazzo ci sarebbe soprattutto in alcune, ci sarebbe bisogno di un servizio di telecamere, di videosorveglianza, ma non le telecamere che avete messo in giro, scavuzzo, dove mi bruciavano le macchine sotto perché nessuno poteva controllare gli schermi perché c'erano due vigili a controllare mille schermi, cioè degli schermi controllati con una videocamera. Così da vedere chi è che porta le biciclette e le smonta, chi smonta le macchine, chi porta i bancomat e li apre sotto, li porta già aperti, eccetera, eccetera. Fra l'altro abbiamo visto, la vedete nei filmati di Paolo Rusconi, una cantina che ha preso fuoco, bruciata, con dentro delle sostanze chimiche. Ma è possibile in un palazzo che ha già dei problemi con l'antincendio, con la struttura che si bruciano le cantine. Ma volete veramente le disgrazie? Cioè vi fanno piacere? Certo. Poi dopo cosa facciamo? Ci facciamo applaudire dagli altri stati? Abbiamo avuto un problema, chiediamo una riduzione dei debiti, dai su. Eh, facciamo parlare il signor Salvatore, prego. No, niente, io dico soltanto una cosa: che si mettono le mani sulla coscienza, perché così non si può andare avanti. Veramente, è una cosa disastrosa. Per cui io spero che chi di competenza insomma può. Fare qualcosa lo faccia. Tu qua. Siamo quanto? Un giorno e mezzo alle votazioni europee? Sì, domenica si vota. Un domenica si vota. La nostra speranza, visto che fra l'altro sono state fatte, ci sono queste elezioni, nessuno ha spiegato dei candidati programmi, sono andati avanti per polemiche, per aperitivi, cene, distribuzione di gadget, insomma, hanno cercato di comprarsi la gente. Speriamo che finite queste elezioni invece quelli che sono nel comune di Milano, che dovrebbero essere più vicini ai problemi dei cittadini e non hanno campagna elettorale ancora per due anni, provvedano. Altro che vi devo dire, eh, rimane da fare una protesta, secondo me, non pagargli più l'affitto, mettere tutto in un libretto e aspettare che vengano a chiedere ma come mai non state pagando più tutti quanti? Siete tutti senza soldi? No, siete voi che siete, siete capaci di farci vivere una condizione senza civiltà, perché questa è la verità, non è un vivere civile questo. Parliamo di qualità della vita. Il Sole 24 Ore, eh? amico forse del sindaco, tiro fuori una cattiveria? No, non tanto. Ci ha dato il primo posto per la qualità della vita. ma Di dove parlava? Delle torri qui? Eh? Di San Siro? Di Ponte Lambro? Da San Babile al Duomo. Ah, da San Babile al Duomo. <ride> Va bene, dai. Eh, direi che Grazie, possiamo so anche chiudere qui la puntata. Eh, vi salutiamo tutti quanti. Grazie di averci seguiti. Siamo stati. No, no, no. Ci dedicano ancora un po' di tempo. Se abbiamo due minuti, allora ho fatto il portamicrofono oggi. Vai, parla, ma... parla, vai tu, vai. vai. Stacca due... e riattacca. Una cosa fatemela dire: perché l'ho promessa a, a, agli abitanti sempre di Milano che abitano dietro l'istituto Beccaria. Due mesi fa, quando facevo il semplice papà che guardavo mio figlio giocare a pallone, ho ricevuto varie telefonate e ho mandato personalmente una mail All'assessore Scavuzzo, al sindaco Sala e al comandante dei vigili della polizia locale di Milano perché dietro il Beccaria c'è un insediamento di Rom che sta praticamente devastando una zona nuova di Milano. Subito dopo mi è stata eh, perve mi è pervenuta una risposta alla segreteria del sindaco: stai tranquillo, non ti preoccupare, risolviamo il problema, beh, signori, Tullio. Due mesi dopo, secondo te i Rom dove sono? Beh, allora se ti hanno detto stai tranquillo, stai sereno, se è andata come Letta è andata malissimo, Correnzi. Ebbene sì, ebbene sì. Va bene, ma noi non demordiamo e andiamo avanti. Seguiteci, eh, ci vediamo prossimamente e venite a farvi un giro qui alle Torri e vedete la condizione e aggiungetevi anche voi a quelli che segnalano questa situazione, perché noi non molliamo e andiamo avanti.